Ciao a tutti, io sono Alfonso, sono un naturalista. Oggi vi voglio parlare di un argomento che sta molto a cuore a noi naturalisti, ossia i viaggi. Voglio parlarvi dei viaggi perché sono così importanti per conoscere il mondo e soprattutto perché sono importanti per la scienza. E voglio farlo raccontandovi alcuni esempi di grandi naturalisti che hanno viaggiato e sono diventati famosi soprattutto grazie alle scoperte che hanno fatto durante le loro esplorazioni. Come vedete dietro di me ho una mappa del mondo. È una mappa un po' particolare che è stata fatta alcuni anni fa per ricordare il 100° anniversario della scomparsa di Alfred Russel Wallace, uno dei più importanti scienziati dell'Ottocento inglese. Vedete, Operation Wallace. E qua sono mostrati i viaggi che hanno fatto sia Alfred Russel Wallace sia Darwin intorno al mondo, e vengono riassunte le tappe fondamentali che hanno fatto nei loro viaggi. E allora, la prima cosa interessante da vedere è che mentre Darwin, padre dell'evoluzione, come ben sappiamo, ha fatto un grande viaggio nella sua vita, è durato 5 anni a bordo del Beagle, tutto intorno al mondo, invece Wallace ne ha fatti 2 di viaggi. Il primo viaggio importante che ha fatto è stato da giovane, insieme in compagnia di un altro grande naturalista, Henry Walter Bates, ed è andato in Sud America, è andato a esplorare le Amazzoni, il Rio delle Amazzoni. Il viaggio ha avuto un brutto contrattempo durante il ritorno, nel senso che Bates e Wallace sono dei giovani ragazzi inesperti, appassionati di natura, viaggiano nel cuore dell'Amazzonia per raccogliere esemplari, raccogliere pelli di uccelli oppure insetti, soprattutto coleotteri e farfalle, che erano raccolti e pagati molto bene dai collezionisti europei. E raccolgono tutti questi esemplari, a un certo punto addirittura si dividono, ognuno per la sua strada, per poter raccogliere più esemplari e poi potersi incontrare e confrontarsi su che cosa ha scoperto l'altro. Ecco, quindi un viaggio bellissimo nel cuore dell'Amazzonia. A un certo punto Wallace decide di ritornare in patria, che vuole ritornare a casa. Vuole ritornare a casa portando con sé le casse dei reperti da lui raccolti per poterli vendere in Inghilterra, per poter diventare un naturalista famoso e acclamato. Ovviamente la sfortuna ci vede benissimo e quindi durante il viaggio di ritorno la sua nave prende fuoco e affonda. Affonda in mezzo all'oceano, lui sopravvive insieme all'equipaggio, rimangono su una scialuppa di salvataggio che dopo alcuni giorni verrà recuperata da una nave che, grazie al cielo, li porta in Inghilterra, e a quel punto, ritornato in Inghilterra, il nostro Wallace promette a se stesso di non viaggiare mai più per mare. Ovviamente dopo pochi mesi cambia idea, perché quando uno ha dentro di sé questa passione per la natura, per l'esplorazione, è ben difficile cercare di trattenerla. E così Wallace riparte, questa volta fra un giro da tutt'altra parte, nel sud-est asiatico. Ecco qua. Viaggia parecchie isole del sud-est asiatico, soprattutto dell'attuale Indonesia, e a un certo punto fa alcune osservazioni molto interessanti. Però voglio fare un altro passo indietro, perché avevo accennato di Darwin e l'ho lasciato lì. Allora, Darwin, a differenza di Wallace, che aveva origini molto umili, era un ragazzo di buona famiglia che ha trovato il suo lavoro a bordo di questa nave, di questo Beagle, soprattutto perché appunto, essendo di alta borghesia, essendo di alto lignaggio, poteva fare da gentiluomo di compagnia del capitano. Il capitano era Robert Fitzroy e, stando ai canoni del tempo, il capitano non poteva eccessivamente fraternizzare, diventare amico dei suoi sottoposti, quindi non poteva diventare un grande amico di un mozzo o di un marinaio. E allora serviva qualcuno più o meno del suo stesso rango che potesse in qualche modo fargli da compagnia. Il giovane Darwin comunque alla fine, grazie anche all'intercessione di suo zio che convince suo padre Robert Darwin a farlo partire, sale a bordo di questo Beagle e comincia a fare il suo viaggio intorno al mondo, che lo condurrà inizialmente in Sud America, così come Wallace. Ecco, lo scopo principale della spedizione del Beagle era di mappare, dal punto di vista geografico, le coste del Sud America, mapparle nel dettaglio, soprattutto queste zone molto a sud, quindi Patagonia e Terra del Fuoco.
Durante questo viaggio Darwin vede le bellezze naturali ma anche gli aspetti antropologici del Sud America di quel tempo, quindi siamo intorno agli anni 30 del 1800. Nel libro in cui narrerà di questa esperienza viene descritta nel dettaglio sia la natura sia le popolazioni locali, le popolazioni indigene, soprattutto i Fuegini, il popolo che abitava appunto nella Terra del Fuoco, di cui tra l'altro adesso sono rimasti pochissimi discendenti. Addirittura, se ricordo bene, c'è soltanto una signora cilena, di nazionalità cilena, che ancora è una puro sangue Yamaná, quindi di questa antica stirpe di abitanti della Terra del Fuoco, che sono stati in buona parte sterminati dall'arrivo degli occidentali, non tanto per guerre o per uccisioni dirette, ma per il fatto che hanno portato delle malattie contro le quali i sudamericani non avevano difese, non erano in grado di sopravvivere, ad esempio il vaiolo, l'esempio più classico, ma anche il morbillo. Bene, durante il viaggio poi Darwin va avanti, vivrà di persona l'esperienza di un terremoto molto forte, che in Inghilterra non si sentono terremoti così forti, in Cile, e poi risalendo vedrà sulla cordigliera delle Ande ad altissima quota dei fossili marini, e quindi gli verrà da domandarsi: ma questi come ci sono arrivati qui in cima a migliaia di metri di quota? Più avanti ancora arriverà alle Galapagos, dove vedrà le famose testuggini, non tartarughe, e comincerà a raccogliere esemplari di quelli che poi un suo amico ornitologo gli farà notare sono diverse specie con un antenato comune, di quelli che vengono chiamati i fringuelli di Darwin, anche se in realtà non sono fringuelli. E poi continuerà il suo viaggio, vedete la nostra freccia verde continua di qua, e arriva in Australia, e dall'Australia poi arriverà fino a alcune isole, tra cui Keeling, nel sud dell'Indonesia, poi Mauritius, e poi tutto indietro fino a ritornare in Inghilterra. Bene, questo viaggio a Darwin servirà per accumulare esperienza, accumulare conoscenza e diventare anche famoso, perché un viaggio del genere non passava certo inosservato. Quando Darwin ritorna in Inghilterra è già uno scienziato piuttosto acclamato, piuttosto conosciuto e di grande interesse per i salotti scientifici vittoriani. Perché ho aperto la parentesi su Darwin? Stavo parlando di Wallace, perché Wallace a un certo punto, che è più giovane di Darwin, ha fatto questo viaggio ben dopo il viaggio di Darwin, quando si trova in Indonesia, dopo aver vissuto varie esperienze anche molto avventurose, si rende conto di aver visto una grande varietà di esseri viventi che in qualche modo devono essere riusciti a sopravvivere per essere arrivati fino al tempo attuale. Come hanno fatto a sopravvivere? La leggenda vuole che durante un attacco di malaria, durante i deliri dati dalla febbre, Wallace abbia l'illuminazione. E l'illuminazione è pensare a quelle che sono poi le basi della teoria dell'evoluzione. Quindi la natura offre risorse limitate. Le specie, in qualche modo, devono combattere tra di loro per ottenere queste risorse. Che sia il cibo, che sia la capacità di portare avanti la propria stirpe, quindi riprodursi. Quindi quelli più fortunati o meglio adattati, insomma, che hanno le caratteristiche adatte per poter perpetrare la specie, sopravvivono. Gli altri soccombono e quindi, alla fine, i figli di quelli sopravvissuti, che somigliano ai loro genitori, portano avanti queste linee evolutive. Wallace ha questa intuizione e scrive un breve riassunto di questa sua riflessione e lo manda proprio a Darwin, sapendo che lui è interessato a questi argomenti, chiedendogli anche se può presentare questa sua teoria a Charles Lyell, un grande geologo dei tempi, uno scienziato di altissimo livello, di grande fama. Darwin, che stava lavorando alla sua teoria sulla selezione naturale da circa una ventina d'anni, forse anche di più, non sa che cosa fare, chiede aiuto ai suoi colleghi, che gli dicono: guarda, presentiamo insieme questa teoria, facciamo leggere pubblicamente la lettera di Wallace insieme a alcune tue lettere in cui racconti queste tue idee sulla teoria. E così viene presentata questa nuova teoria dell'evoluzione e nel frattempo Darwin comincia a scrivere in fretta e furia quello che poi diventerà L'origine delle specie, che verrà pubblicata nel 1859. Col tempo poi
Darwin sarà riconosciuto come il padre dell'evoluzione, mentre Wallace verrà un pochino dimenticato, salvo poi essere riscoperto in questi ultimi decenni. Wallace però, che pure non era così interessato all'evoluzione, o meglio era interessato ma non era il suo principale campo di interesse, diventerà famoso soprattutto per un'altra cosa, per la biogeografia. Lui viene considerato uno dei padri, se non il padre assoluto, della biogeografia, ossia di quella scienza che studia come le specie animali e vegetali si distribuiscono nello spazio e nel tempo. E nello specifico, tutto questo suo interesse per questo argomento si può vedere nelle sue osservazioni che fa proprio in Indonesia. C'è una famosa linea, che viene chiamata la linea di Wallace, una linea immaginaria, una sorta di confine, che separa queste isole in due gruppi. Un gruppo che sta più o meno a nord, in cui c'è il Borneo, c'è Giava, Sumatra, queste sono le Filippine, mentre dall'altro lato c'è Papua Nuova Guinea, ad esempio, Celebes, l'Australia. E questa, secondo Wallace, è una linea che separa due gruppi di esseri viventi che hanno origini diverse. Molti anni dopo si vedrà che effettivamente, conoscendo la teoria della deriva dei continenti, effettivamente queste due parti, queste due aree erano state ben più separate in passato e quindi le specie al loro interno si erano differenziate le une dalle altre. Quindi senza il viaggio, senza questi viaggi, non sarebbe potuta esistere né la teoria dell'evoluzione darwiniana e neppure la biogeografia per come la conosciamo adesso. Ma sono soltanto alcuni esempi. Se noi parliamo di scienze naturali, di biologia, di zoologia e botanica, il viaggio è fondamentale, è alla base di tutta la conoscenza della natura del nostro pianeta. Pensate che negli anni 2000, dal 2000 al 2010, è stato mandato avanti un censimento della vita marina. E quindi spedizioni su spedizioni sono andate a esplorare i mari di tutto il mondo per cercare di scoprire specie nuove. E se ne sono scoperte a migliaia, ma veramente migliaia di specie nuove sconosciute alla scienza. Ed è bastato mettersi alla prova, andare per mare e cercare queste specie. E il viaggio ovviamente non soltanto è utile per le scienze della vita, è importante anche per l'esplorazione in generale. Mi viene da pensare al fatto che ora le nuove frontiere da esplorare sono quelle dello spazio. Ed è vero, se lo spazio va esplorato, la prima cosa da fare è andare nello spazio e cercare di vedere le cose che non riusciamo a vedere dalla Terra. Banalmente, se noi non possiamo viaggiare, mandiamo un robottino su Marte o mandiamo gli esseri umani fin dove siamo in grado di spingerli, sulla Luna, oppure al di là dell'orbita terrestre. Oppure mandiamo uno strumento, ad esempio un telescopio, lo mandiamo in orbita, perché così riusciamo a vedere meglio al di là dell'atmosfera. Quindi il viaggio è fondamentale per tutti questi elementi. Voglio anche farvi vedere un libro che ho acquistato qualche tempo fa. Eccolo qua, si chiama Voyages of Discovery. È stato pubblicato dal Natural History Museum di Londra e raccoglie alcuni dei più grandi viaggi naturalistici della storia. Ora, tra i tanti c'è un viaggio in Giamaica del naturalista Hans Sloane. Ci sono ovviamente sia Wallace sia Darwin. Ci sono i viaggi di James Cook, del capitano Cook, che non era uno scienziato di per sé, ma i suoi viaggi hanno coperto mezzo mondo e hanno portato con sé delle scoperte naturali fantastiche. Ad esempio la barriera corallina australiana, le Hawaii, la Nuova Zelanda, sono tutti stati scoperti durante i viaggi di Cook. E infatti Cook nei suoi viaggi ha avuto dei grandissimi naturalisti con sé, da Joseph Banks i Forster, due tedeschi, padre e figlio, che sono stati dei grandi scienziati e grandissimi anche loro viaggiatori e naturalisti. E quindi questi sono soltanto degli esempi, ma perché vi parlo di viaggi? Perché questa è una riflessione a cui tenevo molto, ossia del rendersi conto che chi viaggia, chi può viaggiare, è un privilegiato, una persona fortunata e deve sfruttare al massimo questa sua possibilità, questa sua opportunità, perché viaggiando si in qualche modo scoprono mondi nuovi, si apre la mente, si è in grado di vedere tutto quello che non riusciremmo a vedere con la semplice immaginazione. E quindi in questi giorni in cui abbiamo questa terribile emergenza che ci costringe giustamente a stare a casa,
dobbiamo anche pensare al fatto che comunque quando potremo tornare di nuovo a viaggiare, avere l'opportunità quantomeno di viaggiare, dovremo farla con gli occhi giusti, non soltanto come una distrazione, come un modo per rilassarsi e divertirsi. Dobbiamo sfruttarla al massimo per la conoscenza, per l'amore del nostro pianeta e della natura che popola appunto la Terra.